A quasi un anno dall'incidente di Angelo Camnaghi, il ciclista saronnese investito il 27 luglio del 2014, ci siamo recati dalla famiglia e dagli amici per sapere cosa è cambiato. Vediamo. E per la moglie di Angelo, che qui facciamo sentire a lei tutto il nostro calore, che arrivi ad Angelo! Forza ragazzi, sì! Sono qui con Katia, moglie di Angelo Camnaghi, che un anno fa è stato investito da un pirata della strada e che appunto da quel giorno, il 27 luglio 2014, è in coma. Katia, come sono le condizioni di Angelo adesso? Lui è ancora in questo stato di coma vegetativo. Ovviamente stiamo aspettando tutti al più presto il risveglio, che ci auguriamo arrivi, perché è stato un anno duro, molto duro. Per me è faticosissimo, io non lo abbandono un secondo, non l'ho mai abbandonato. Lui mi sta comunque trasmettendo forza e spero che continui a farlo. E comunque mi auguro un giorno di rivederlo sveglio, perché è veramente dura per me e per i ragazzi andare avanti in questo modo. Devo comunque ringraziare lui, ma ringraziare soprattutto tutte le persone, gli amici, i colleghi che mi sono state veramente vicine in questo momento, ed è grazie anche a loro, soprattutto a loro, che sono riuscita a trovare la forza di andare avanti fino a questo momento. Perché, ripeto, la sofferenza è tanta e soprattutto sono anche molto incazzata per quello che è successo, non potrei non esserlo. Visto e considerato come sono andate le cose, visto e considerato che purtroppo la giustizia nel nostro paese non esiste, lasciatemelo dire. Perché io credo che di fronte a un dramma del genere non si possano aspettare così tanti mesi prima di avere giustizia. È comprensibile questo stato d'animo e sicuramente ci auguriamo tutti che Angelo si risvegli. Chi lo sa, magari proprio in questi giorni. Di certo l'affetto di tutti non è mancato. Abbiamo qui una piccola delegazione di persone che gli vogliono bene e che continuano a fargli i propri auguri. Il tuo augurio personale per Angelo? Ti voglio tanto, tanto bene, amore, e forza, ti sto aspettando. Forza Angelo, ti aspettiamo!